Abbiamo ritirato tutto non perché ce ne andiamo a casa, ma perché andiamo un pochettino indietro con le icone. Lasciamo qua Bigots a tenerci il posto e così cerchiamo un po' di connessione per pubblicare qualche stories, vedere il video di ieri che abbiamo pubblicato, se è tutto ok. E poi torniamo qua a accendere un bel fuoco. Fra l'altro, missione legna. Prego, prego. C'è una Veronichisa al posto di Serena qui. E Serena e Stefano sono là a piedi. Ovviamente noi decidiamo di andare a fare legna e inizia a piovere. Perfetto. Anche se legna non ce n'è tanto. Sta piovendo, ma noi abbiamo bisogno della legna. Quindi ci arrampichiamo sulla montagna. Andiamo a tagliarla. Che sto già morendo. Eccolo. Tana di una marmotta. Qui c'è il nostro candidato. Un bel albero caduto, secco. Qua c'è il fratello che hanno già tagliato. Qua c'è il nostro. Lanciamo? Se va, sì. Niente, sei lungo. Sì, lunghissimo. Non penso vada. Che si impunta. Lanciamo questo intanto. Vediamo che segue. No, non ha funzionato. Ok, sta piovendo sempre più. Se stasera vogliamo grigliare ci tocca a te fare legna sotto il diluvio e tira giù il tronco dalla montagna e risali a prendere la motosega e taglia il tronco a pezzetti e caricalo sul camper tutto bagnato. E questa è la van life, raga. Io e te siamo bagnati fradici, però abbiamo fatto legno, quindi positivo. Ora andiamo a cercare la connessione, se non la troviamo va bene uguale. Ci perdonerete su Instagram. In terra. È appena passato un Tuareg inglese. Sì, non usarla, guarda. Voilà. Per i miei amori. Cazzo, come salta. La seconda volta che ci passa. È un capacchione, è tutto per lui. Ma buongiorno. Facciamo come prima, sì. Attacca! Ricordatelo, amico! È molliccio! Metti!
Ma corri! Mattiello, cosa fai? Dai, è tre mesi, cioè. Come vuoi farti? Guarda che skin. Dai, Carl. Raga, ci siamo. Ci siamo. Carl, ci sei? Carl mangia. Carl mangia. Ciao, Borucci. Boh. Ciao, Kip. Andiamo. Ale. Che raga, questa qua è una casa. Tutto Riccardo. Allora, sono le 7:30. Ho un quesito per voi, secondo voi Veronichita che cosa sta facendo? È una cosa molto originale e nella giornata non l'aveva ancora fatta. Scrivetelo nei commenti prima che ve lo faccia vedere, guarda, vi do 3 secondi. Vabbè, facciamo 5 perché sennò non bastano da scrivere un commento. 4, 3, 2, 1. Ok, le opzioni sono 3. Allora, la prima. Sta facendo un una strop. Ok, consiglio numero 2. Opzione. Opzione numero 2. Mi è piaciuto il consiglio. La deve dire vero Nikita. Cosa? Io dico la terza. Ma che cosa devo dire? L'opzione numero 2. Che cosa dovrebbe essere questo? Sì. Ah. Beh, dai, veloce prima. Tagliamo così, tac, subito. Non so cosa potrebbe essere. Uno Scooby-Doo gigante. Un, come si chiama? Un ovale. No, un coso qui delle tende, come si chiama? Bello. Non te fallo, Papigoz. Ah, è bello quello di Vantei. Sì. Comunque, un coso che tira le tende. Invece, secondo me, sta facendo un... guinzaglio per un cagnolino speciale. No, raga, secondo me qual è? Ma quanti sono arrivati? No. Raga, ma quanti sono? Raga, sono cazzate. Sei lì circondato, raga. Io l'ho detto. Raga. Io l'ho detto. C'è Bigoz circondato. Sì. Porta. Mario mio, vengo a salvarti. Qui c'è ancora un altro linebacker. Aia. Raga. No. No, vabbè, ci hanno circondato la vita proprio. Piano! Tocchi, tocchi! Basta mantenere la calma e tutto si fa, è vero cucciolotto, è vero cucciolotto. Permesso, sei il mio cotto.
Va bene, vado dietro, capito? Ormai è tuo questo passo. Anguria time. Do forma. Ma con una piccola isoletta per come si chiamano? Tipo le salviettine, gli sacchettini. I sacchettini per... Fantastico. Anche quello potremmo fare col paracord. Eh sì. Il porta sacchettini dice. Che figo, sì. No, dobbiamo prendere, farci mandare altri colori. Ecco qui nel maxi gavone la legna che abbiamo raccolto prima. Materiale buono. Sì. Considerando il fatto che hai spostato il bracciere lontano dal mio camper, vieni a darmi una mano a prendere la legna. Ah, è vero, ce n'è un botto. Legna, sì, questo qui è il daily di mio padre, ecco, che ci ha imprestato per provarlo, visto che tanti hanno chiesto di vederlo meglio. Perché ha detto che ci stava più legna del gavone. Ah, c'è il gavone, maxi gavone, c'è il gavone a misura, il doppio dell'altro. Sì, no, abbiamo tagliato noi la legna a misura. Abbiamo appena finito di tagliare un bel po' di legna. È un po' bagnata, ma ce la faremo andare bene. Granitita, c'è del fuoco, almeno ci sta provando. No, è bagnatissimo. È tutto bagnato perché ha piovuto prima. Stella che ha fatto fighe. Allora, abbiamo il frigo a gas che è acceso, non sta. Abbiamo il frigo a gas che non sta acceso e quindi per raffreddare le birre le abbiamo messe qua. Ma la cosa simpatica è che qui in realtà è profondo 2 cm, ma qua è tipo sabbia mobile e boh, si crea il buco in pratica. E guardate anche quella, cos'è? Spinge giù con un dito e leva giù. Salame e formaggio di tartufo buonissimi. Aperitivo time. Ma un brindisi? È vero, dobbiamo fare un brindisi. Allora, raga, cin. Cin. Salut. Grandi a questi momenti. Yeah. Thank you.
buongiorno amici. Eccoci. Oggi è grigio. Sì, non ci sono 10 gradi. Esatto, a proposito di temperature, non ve l'abbiamo detto, ma di notte arriva verso i 4 gradi più o meno, infatti abbiamo acceso la stufa al minimo. Stefano e Veronichita sono andati via perché stamattina va al vaccino. Veronichita l'ha già fatto. Sì, però sono stati così gentili da imprestarci la power station perché ci siamo resi conto che con l'inverter che c'è non possiamo caricare niente, né il computer, né il drone, né niente. E diciamo che accendere il generatore in un posto così bello non ci sembra il caso. Quindi ora mettiamo a caricare la power station col pannello solare anche se non c'è il sole, o meglio molto poco. E poi passiamo al frigo perché c'è il frigo che non si accende a gas. E vediamo di farlo funzionare. Ci proviamo, anche perché non abbiamo tutti gli attrezzi dietro, mio padre ne ha un po', quindi vediamo se riusciamo a farlo accendere, anche perché fino a ieri tutta la roba da frigo era in frigo a Stefano e Veronica, adesso è passata in... A noi, e il frigo è spento, quindi o la mangiamo tutta o accendiamo il frigo. Sì, direi che... E poi magari facciamo una bella passeggiata, ma lo vedremo. Dovete continuare a guardare il video per scoprirlo. Carletto lì che gioca, te la metti e bom, dai. Ciao Carl. Lui gira, gli piace molto stare qua. E ora sente il cane pastore che abbaia, però si fa i fatti suoi. Il sole è praticamente nullo che c'è, stiamo caricando 17 watt, però noi confidiamo che uscirà più sole e caricheremo più le batterie. E Carl mangia i tronchi. Comunque a giudicare dalle strisciate mi sa che qualcuno qua ha slittato un pochettino per uscire anche laggiù. Con qualcuno intendo Stefano e Veronica. Dovete sapere che anche il papà di Filippo si è convinto a usare il disgregante EVTS. Quindi qua ce lo dovremmo avere teoricamente, ma credo proprio di sì, in uno di questi cassettini. Allora, Madonna, hai fatto la cacca? Sì. Eccolo! Ta-tan! Perché la provato da noi, gli abbiamo dato un campioncino, gli è piaciuto e quindi l'ha comprato pure lui col nostro codice sconto che trovate in descrizione. Detto ciò, vediamo di aprirlo. Sono ancora addormentata, non so che ore siano, però ci siamo svegliati alle 7 e ci siamo svegliati da poco. Big bavoloso. Poi allora andiamo su qua, metti così, metti dentro, lasci il secondo e poi scarichi. A posto, abbiamo messo nel disgregante. Vediamo Carletto cosa fa. Io prego di così a... Tu ti guardi? Dimmi! Con quella faccina imbranciata. Allora, qui abbiamo il frigo gas che in pratica non si accende, si accende il piezo, lui lampeggia.
acceso. Scherzi? Non ci credo. Aspetta, il nostro rimane acceso. Allora, almeno non c'è. Eh? Beh. Beh. C'è. Beh, ti ho dato tempo di smontare tutto, togliere tutto dal bagno, a farti spazio, eh? Cioè, quello, veramente. Allora, ieri e l'altro ieri. Un botto di volte ci provo. Ho provato. Faceva degli scoppi, non si accendeva. Sarebbe una mangiare anguria. E adesso che io ho tolto tutta la roba dal bagno e l'ho messa qua, una cassettiera, le scope, i secchi, le cose, tutto, sono andato a prendere la cassetta e gli attrezzi per smontare la griglia dietro il frigo. Apri questo, quello. Ho portato la cassetta e gli attrezzi, ho provato a accenderlo per farvi vedere che non si accende e non si accende. Vabbè, meglio così. Sì. Adesso stando acceso sicuramente si ripulisceva tutto, se c'era qualche ragnatela, cose. E adesso vediamo se raffredda anche, però va bene. Ottimo. Abbiamo una cosa in meno da fare, amore. Yeah! E anche questo funziona, anche il boiler inizialmente non andava, poi è partito pure lui. Secondo me è solo da riniziare a usare sto camper, per quello usando le cose poco vanno peggio che usandole tanto. Assolutamente sì. Però bene, funziona anche il frigo a gas, cosa che non pensavo. Carli qua si riposa per la grande passeggiata che faremo dopo. Poi non voglio vederti stanco, Poi fai pazzo tanto con le tre cani, poi quando si conne per camminare fai quello. Beh, già tengo un pezzettino di anguria, stanco. Quindi dalla carica. Oh yes. Ti piace l'anguria? Sì. Guarda, non troppo contento. Ok, essendo che il frigo funziona, adesso rimettiamo tutto in bagno, da qui dovreste capire anche meglio. Io non ho capito come ho fatto tutto il viaggio a rimanere in equilibrio sopra la cassettiera, questa bacinella. Mm-hmm.